partito dalla Spizzon di Monselice, in provincia di Padova, il primo campionato Go-Kart TV Veneto Championship. È andato in archivio il primo round della serie primaverile indetta dalla trasmissione televisiva Go-Kart TV, che presso il tracciato indoor di Monselice, in provincia di Padova, ha accolto 20 piloti che si sono sfidati in una serata fatta di divertimento e competizioni all'ultima staccata. Il programma della manifestazione è stato composto dalla formazione di due gruppi nei quali i piloti hanno poi disputato le qualifiche dalla durata di 10 minuti e manche eliminatorie da 20 minuti. Tutti i drivers presenti, dopo essersi regolarmente pesati per rendere più omogenee possibile le performance dei go-kart, aver sorteggiato il proprio mezzo e dopo aver ascoltato il briefing del direttore di gara Dante Pasquali, sono entrati in modalità race e ognuno pronto e concentrato per tirare fuori il meglio. Le prove ufficiali cronometrate del primo gruppo hanno visto il dominio di Dario Lucchini, che con il suo crono di 44 secondi e 413 millesimi ha sopravanzato di soli 10 millesimi di secondo Mattia Tarocco. Terza piazza e seconda fila per i bravi Filippo Spinola e Nicola Mastellaro. Quinta piazza per Eric Bortoloni, poi seguono Pepe, Davide Cavallini, Andrea Dalmoro e Daniel Burazzini. Al termine delle crono, i drivers hanno disputato la propria manche, che ha eletto i primi finalisti. Parti in pole position, come la vedi? Ti vedo bene, speriamo bene. Parti secondo. E anche mi sa che ci arrivo se va bene. A vincere è stato il veneto Mattia Tarocco, che ha preceduto sotto la bandiera a scacchi un competitivo Nicola Mastellaro. Terza posizione per Davide Cavallini, che ha preceduto il primo degli over 45 Pepe. Quinta piazza per un positivo Dario Lucchini, che ha avuto la meglio su Eric Bortoloni. Filippo Spinola, penalizzato di 14 secondi a causa di un contatto nelle prime fasi di gara, Andrea Dalmoro e Daniel Burazzini. Benissimo, sono contentissimo, è andata bene. Bello, peccato alla seconda partenza, la prima curva è già stato un po' di casino, sennò magari ci divertivamo un po' di più, però molto bello, benissimo. I tempi di qualifica del secondo gruppo hanno visto Nicolò Tarocco impossessarsi della pole position, davanti ad Andrea Rocco che segue a soli 115 millesimi di gap. Terza casella per Andrea Brunati, che accusa un ritardo di soli 174 millesimi di secondo. Quarta piazza per Riccardo Bragante, poi troviamo Giorgio Nuvolin. Il gruppo B ha vissuto sulla lotta di più drivers, tutti motivati a vincere lo scontro qualificativo. Nicolò Tarocco, fratello del vincitore del primo gruppo Mattia, si è imposto con autorità, precedendo un tenace Andrea Rocco. Terza piazza a favore di Andrea Brunati. Poi, nell'ordine, troviamo Riccardo Bragante, Andrea Scarparo, Giorgio Nuvolin, Nicola Santi, Dario Mantovani e Vittorio Travagini. È stata una bella gara, il kart era perfetto e è andato tutto bene. Quando ho visto che il secondo aveva un po' di distacco, mi sono tranquillizzato e ho gestito la gara. È stato tutto perfetto. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see. Al momento ci stiamo riposando perché faremo la finale A più tardi, però bene, dai. Bene, bene, stiamo divertendo, dura ma calda, ma ce la facciamo, dai. Adesso un po' di riposo. Al termine delle due batterie eliminatorie, i primi sei classificati sono entrati di diritto nella finalissima, mentre il settimo, ottavo e nono hanno disputato la finale B, che poi ha concesso ai primi due di disputare la finale A, partendo dall'ultima fila dello schieramento. La finalina è stata autografata da un veloce Filippo Spinola,
che ha preceduto sotto la bandiera scacchi Vittorio Travagini, Dario Mantovani, Andrea Dal Moro, Nicola Santi e Daniel Burazzini. È andata bene, sono riuscito a staccare subito il secondo, già dal primo giro ho fatto la finale B più che altro in gestione per mantenere le forze per la finale A. Dura adesso, partirò dall'ultima posizione. Ci provi? Sì, primi 5 almeno cercherò di dare il massimo. Minuti in programma della finalissima invece sono stati molto entusiasmanti e spettacolari, con Andrea Rocco, autore di una straordinaria vittoria, addirittura che vale doppio per lui, in quanto è primo anche tra gli over 45. Dopo una fase di studio del suo rivale Nicolò Tarocco, che partiva dalla pole position ed è stato in testa per la prima parte di gara, Rocco ha sferrato l'attacco decisivo che gli è valsa la vittoria in questa prima prova del primo campionato Go-Kart TV Veneto Championship. Seconda piazza assoluta proprio per il bravo e veloce Mattia Tarocco, a seguire il fratello Nicolò. Quarta posizione è autore di una straordinaria rimonta dal fondo dello schieramento il vincitore della finale B, Filippo Spinola. Quinto classificato Davide Cavallini, poi seguono nell'ordine Nicola Mastellaro, Riccardo Bragante, Eric Bortoloni, Andrea Brunati, Giorgio Nuvolin, Dario Lucchini, Pepe, Andrea Scarparo e Vittorio Travagini. Io ho dato il massimo, però ci mancava qualcosina fuori dalle curve e ho cercato il tutto per tutto, ma più di terzo non riuscivo a fare proprio oggi, io di così non si riusciva a fare. È andata bene, meglio di quel che pensavo all'inizio, perché ho avuto qualche scivolamento di troppo in partenza, però sono riuscito a riprendermi nell'arco della gara. È andata bene, meglio di quel che pensavo. Ho fatto un sorpasso un po' azzardato mio fratello, ma il mio fratello mi perdona. Sì, bene, diciamo bene. Sofferta perché è partita dalle qualifiche piano piano, con il kart, con la pista da prendere, gli spazi, eccetera. Per poi piano piano andare avanti con le manche, eliminatorie, secondo, primo, partito terzo. E la finale è andata bene, dai. Insomma, sono contento. La seconda e ultima prova in programma si disputerà in data 3 giugno presso il tracciato outdoor e indoor della B-Karting di San Giorgio in Bosco, sempre in provincia di Padova, dove si correrà con i performanti Sodi 250. Ci sono ancora dei posti disponibili, la gara è aperta a tutti. Per avere tutte le informazioni e per prenotarsi potete mandare una mail a info@gocarttv.com. Un ringraziamento a tutti i drivers intervenuti in questa prima prova del primo campionato Go-Kart TV Veneto Championship, alla bellissima struttura e a tutto lo staff della Speed Zone di Sergio Perrone, Nicola Ferrato, Jessica Grassi e un ringraziamento particolare anche al direttore di gara Dante Pasquali. Speed Zone! This is your way.